sotto questo tumulo le ossa di Dante ebbero sicuro riposo. Il 3 marzo 1944 al 19 dicembre 1945, poi fu traslato nell'attuale museo. È un bel posto, perché un posto dove viene veramente. Bisogna passarci da qua per capire le cose. E insomma, belle cose che rimangono, molto, che proprio, non di 2000 anni, ma qua, proprio i primi tempi. Ma ti rendi conto che lui c'è la sua idea, perché si immerge il suo mondo. Quindi, la bella scritta in latino, ecco Dante che legge, Dante, la Divina Commedia, ma solo qualcosa che ci dà proprio quell'assetto di tale, di arte, di storia, di cultura.